Fede e tradizione rivivono nel presepe vivente di Santa Maria del Cedro, che va in scena come di consueto per le vie del centro storico. La rappresentazione religiosa è organizzata dall'associazione Ad Maiora, in collaborazione con il Comitato Feste della Parrocchia e la Società Sportiva di Santa Maria del Cedro. È una rappresentazione teatrale ideata per far rivivere gli eventi e luoghi della Palestina di 2000 anni fa, con una bella ricostruzione di Betlemme, dove nacque Gesù bambino. Un'ambientazione che punta ad un'attenta ricostruzione storica ed al tempo stesso è rivisitata e adattata alle tradizioni, agli usi e ai costumi del piccolo borgo che si affaccia sul Tirreno cosentino. In tutto sono una cinquantina le persone che si sono cimentate nel ruolo di attore. Piccoli e grandi si sono calati nei panni dei pastori che si recano alla grotta per adorare il Salvatore. E poi ci sono i soldati e i re magi con i loro doni. I ruoli di protagonisti sono stati assegnati a giovani coppie e a quattro diversi piccolissimi bimbi. Insieme ai loro genitori si sono alternati nella grotta. Uno scenario dunque perfetto, incantato, creato per trasmettere un messaggio di pace e di amore, ma anche di culture e di saperi che non devono essere dimenticati.